Matteo Parlato è andato a Milano ad intervistare Tigella, che è attivissima su Twitter, ha molti follower, come si dice appunto, delle persone che la seguono. E che cosa ha fatto? Ha chiesto ai suoi sostenitori di versare un contributo per poter andare a seguire direttamente in America Occupy, quello che succederà nei prossimi mesi, e raccontarlo attraverso Twitter in prima persona. Sentiamo allora l'intervista a Tigella di Matteo Parlato. Claudia Vago scrive su Twitter con il nickname, con il soprannome di Tigella, e su Twitter ha 10.000 followers, 10.000 persone che la seguono. Claudia ha deciso che a maggio sarà a Chicago per seguire la conferenza della NATO e il G8, e per finanziare questa sua missione si è affidata ai suoi followers. Dal 15 al 22 maggio nella città di Chicago si terranno due vertici importanti, quello del G8 e il vertice della NATO. E Adbusters, che è la rivista canadese che ha dato il via a tutto il movimento Occupy negli Stati Uniti, ha fatto appello perché nella città di Chicago venga creata una grande occupazione che duri un mese, dal 1 maggio al 31. E quello che ho voglia di fare questa volta è raccontare questa occupazione non attraverso lo schermo del computer, filtrando le informazioni che ricevo dalla rete, ma sul posto, andando a vedere quello che succede. E per farlo ho deciso di chiedere alle persone che mi seguono e che hanno fiducia in me, nel mio modo di lavorare, un sostegno. Quindi ho stimato i costi, di quanto mi costerà restare 3 settimane a Chicago, e ho lanciato una petizione online, insomma una raccolta fondi online, e nel giro di 10 giorni sono riuscita a raccogliere i 2.600 euro che mi sono necessari per andare a seguire questo evento, seguirlo e raccontarlo in diretta giorno per giorno. Qualcuno ha parlato di futuro del giornalismo per questo mio esperimento. Io sinceramente non credo, nel senso non credo che sarà questo la sola strada. Credo però che quello che io faccio attraverso la rete, selezionando fonti, raccogliendo storie, rilanciando storie, costruendo storie a partire da piccoli frammenti che circolano in rete, sia qualcosa che deve necessariamente affiancare il mestiere di giornalista più tradizionale come abbiamo conosciuto fino adesso. Io lavoro principalmente con un computer, ovviamente, ho diversi software che uso abitualmente per seguire Twitter, principalmente TweetDeck e Hootsuite, e poi uso tanto anche il cellulare, che sarà quello che userò principalmente, con uno smartphone, a Chicago userò principalmente quello, immagino, con cui posso scrivere, leggere su Twitter in diretta ovunque io mi trovi. Uso internet ormai saranno una quindicina d'anni, e Twitter sono iscritta da quasi 5 anni. È solo nell'ultimo anno, poco più di un anno, che ho iniziato a usarlo in maniera diversa, ma perché anche Twitter si è leggermente trasformato, quindi è diventato sempre più quello che alcuni chiamano un news network, quindi una rete che serve a far circolare notizie e informazioni più che creare relazioni fra le persone. Le informazioni che circolano su Twitter, come tutte le informazioni, vanno filtrate, bisogna conoscere, sapere chi sta dicendo cosa e essere in grado quindi di verificare che l'informazione sia corretta e che arrivi da una fonte affidabile, e niente più niente meno di qualunque altra informazione che arrivi da qualunque altro, insomma, attraverso qualunque altro mezzo. Quindi ovviamente verificare le fonti sul web è diverso che verificare fonti di altro tipo, quindi richiede anche competenze diverse, capacità diverse di valutare la credibilità o meno delle persone che emettono un messaggio. Il modello che ho scelto di utilizzare non è probabilmente un modello sostenibile sul lungo termine, è un esperimento. Io non so se questo possa diventare quindi effettivamente un modello di business per il giornalismo. Non sono nemmeno sicura che sia giornalismo quello che andrò a fare a Chicago, e non sia piuttosto uno storytelling, insomma un raccontare storie. Di certo sono convinta che i modelli attualmente esistenti sono in crisi, e questo mi pare evidente sotto gli occhi di tutti, e bisogna inventarsi strade nuove. A volte non si tratta nemmeno troppo di inventare. Il modello che ho scelto io è un modello che in realtà all'estero, negli Stati Uniti in particolare, viene usato da molto tempo, e per cui credo si tratta di esplorare strade in cerca di una quadratura, insomma, che può darsi
pensi che non arrivi subito e ci vogliono più tentativi falliti, come probabilmente sarà il mio, chi lo sa, però bisogna provare, insomma. Io non amo definirmi giornalista, ma non è che non lo ami perché pensi, non so, in qualche maniera abbia un giudizio negativo dei giornalisti, tutt'altro, semplicemente perché non sono una giornalista, io mi definisco una contastorie ed è un po' quello che cerco di affermare, insomma, cerco di far capire che l'informazione può essere fatta e passare anche attraverso figure diverse da quelle del giornalista come lo conosciamo normalmente, figure come me che appunto si limitano, tra virgolette, a selezionare, e a filtrare, raccogliere, riordinare, riorganizzare in percorsi di senso informazioni che costruiscono storie.